Bentornati su ManaTube, io sono Spec, lui è Damian. Ciao! E in questa puntata vedrete un gameplay di Centurion Commander. Se non sapete di cosa sta parlando, qui, in questo link, trovate tutte le informazioni su Centurion Commander. Vedrete in questa partita scontrarsi queste due leggende, speriamo possiate apprezzare e buona visione. Thank you! Ciao a tutti e bentornati su ManaTube, Damian, l'infedele Spec. Ma come? Ciao a tutti. Fedele perché Atraxa sceglie solo i migliori. Ok. Non sei stato scelto, Spec, mi spiace dirtelo. Atraxa comunque è una delle carte più amate dai giocatori di Commander contro Liesa, uno dei comandanti più forti di Centurion in circolazione in questo periodo. Sì, Spec. Sì, il periodo è propizio per lei. Vediamo se Atraxa le dà una stangata sulle ginocchia oppure no. Per ricordare a un angelo qual è la perfezione di un angelo. Giusto, angelo contro angelo. Findoners per Atraxa. Si rampa bene. Si rampa veloci e precisi. God, alla fine droppa uno fa sempre bene. C'è poco sì, da fare. Sì, c'è poco da dire. Anche il Rishadan Port non è male. Se inizi Kill poi. The bird! Giusto. Ucciso subito il Manador. Ci sta. A volte delle partite le vinci anche solo per quello. Sì. A volte semplicemente l'avversario non aveva altra terra. Aveva una mano trappola, vero? Perché non avesse visto trappola. Il video. Il video dei Mulligan. Arca Insigne, tranquilli, si gioca a terra. Un po' di studio in questi primi, in queste prime mosse. Stiamo sul tranquillo, nessuno si vuole troppo scoprire. Qua, buon Rishadan Port, fa il suo lavoro. Tappa. Giocato trioma. Un trioma che tappa. In Atraxa. Sì. Benedetti. Sono fantastici. Urborg, anche Urborg è benedetto in Atraxa, secondo me, per come. Sì. Una foresta che diventa un bayou. Bayou, esatto. Night Whispers. Qualche carta in più, mi setto un po' meglio. Tide Taker, classica carta un po' da 8 Bears di Liesa. Mana Confluence, 5 terre, se ne usano quattro. Facciamo un dannino, ma Kaia. Ah, io pensavo giocasse a Trax, così subito proprio, boom, buttato ci stava anche. Invece no, qua si pesca. Un po' di valore, giusto? Il vero valore di Kaia, che alla fine togli una carta, peschi una carta, è tanto. Vantaggio già stato fatto. Sì. Kaia era bellissimo, questo Planeswalker appena uscito ti facevi i viaggi, assolutamente. Sì. Gideon! Anche lui è sempre stato un buon Planeswalker. Emblema, non vuole fare pede. Ah, vuole un 3-2 per togliere direttamente Kaia. Ok, sì. La strategia è una buona mossa, probabilmente perché le pede, utilizzando il più di Kaia, sarebbero state esiliate, probabilmente, quindi sarebbe stato un po' sprecato. Kaia, invece così Kaia va 5, subito via. Andava a 3, tira via. Era un po' così, era onestamente. È stata una mossa, ovvio che perdere Gideon così subito un po' da fastidio, soprattutto se giocano Tanglewire dopo. E Leovold. Cioè, proprio... Ok, benissimo. Amici, non è la bici. Sì, esatto. È un po' brutta, Tanglewire è una carta molto pesante. Soprattutto in un mazzo Atraxa, cioè dopo i segnalini non vanno più via, a parte che non gioca Atraxa subito perché, cioè, ovviamente anche lui deve tappare. No, ha abbastanza mana. Sì, vabbè, ok. Sì, perché ha tappato le cose, ok, sì. Sì. Ha tappato due terre giusti. E Tanglewire a 4 mana e siamo già bloccati, signori. Sì. 4 cose da tappare tutti i turni. Bellissimo. Sì. Che divertimento qui in casa Atraxa. Che poi Tanglewire, cioè, puoi tappare lei stessa e tappi sempre una cosa in meno. Cioè, è proprio forte come cara. È stata fatta bene. Sì, cioè, beh, fatta forte. Il mazzo Atraxa è proprio abusabile. Poco da fare. Ok. Beh, via subito, sì. Capito subito come agire, ho detto va bene, ok, via subito, grazie. Hai già fatto dei danni. Top size.
Tots Eyes, Sì. Non una manona. Armageddon, per l'ESA. Armageddon te lo puoi tenere, che non è un problema. Gaia's Guile, che era poi l'unica carta che poteva fare un minimo di interazione, perché pesca due, perdi due, vabbè. Pop Gadget Tamiglio. esatto, un po' zenigata qua Tamiglio, mamma mia, che brutta versione, vabbè, sì. Opinioni, vabbè, comunque Tamiglio qua si attiva, funziona, tappa le creature. E lui attacca. Ci sta. Faccio quei sobri 7 danni, le creature non stappano il turno dopo, se non gioca una creatura... Probabilmente prima non aveva creatura in mano, aveva solo il pesca 2 e l'Armageddon. Beh, c'è sempre il comandante che può essere giocato. Sì, assolutamente. Si fa quel che si può, ecco. Va benissimo così. Qua un tutore Parallax simpaticissimo. Wave. Parallax Wave, che con Atraxa non smette mai di aver esiliato la roba. È un po'. Un po' cattivo Parallax Wave con Atrax, non il massimo, ecco, direi. Via uno, via l'altro. Beh, l'altro ovviamente lo sposta in zona di comando. Esatto, va in zona di comando, quindi almeno si può rigiocare lei. Magre consolazioni, visto che se non ha una creatura che riesca a bloccare Atrax è a 4 e ha pescato anche di Tamiglio. E pesca un Drannith Magistrate, chi lo sa, o comunque così sia. Blocchiamo anche, nel dubbio non avessi la scelta, è ribloccato pure. Atraxa non lascia speranze. Drannith Magistrate più Parallax Wave più Tangle Wire, molto cattivo. Sì. Triomino. Che come ricorda sempre sono lo sponsor principale di Manu. Lords of Signet, si prova a rampare. Caspita. Lui è una carta che in Centurion si vede spesso, perché dai il suo segnalino, diventa sempre più forte, lo dai in giro, non è male. Wuff wuff. Funoros. Caron Dimonio. Poi è Cerbero al massimo, non Caronte, ma comunque No. Teferi torna a casa Lessi. Ciao. Esatto, gli dà la polpetta col sonnifero. Esatto, comunque intanto un 3-3 questo aspirante. Sì, beh, giusto. E poi ecco, l'aspirante diventa sempre più forte alla faccia del Tarmogoyf. Però parole, bello aggressivo il Vindicate sul Trioma, Vabbè, ci sta. La serie proprio. Facciamo che ti tengo schisso col mana. Giusto, visto che. È una scelta. Ci può stare, nel senso che comunque è un mazzo 4 colori, gli serve il mana. Ha 7 carte in mano, quindi magari un altro mana ce l'ha. Ecco, 2 non lo so, però 1 probabile ce l'ha. E intanto il Luminarch Aspirant. Altre 4 pizze. Altro giro, altro regalo. Scrubland. Cercate di fetch che si vedeva, e il nostro amico Tangle Wire che tappa. Può tappare Teferi? Non credo. No. Meno male, se no, mamma mia. Però deve tappare 3 cose comunque. Gli restano 2 mana. Avrà una terra in mano, ecco. Oco, Teferino. Tangle Wire non c'entra niente, però... Un brutto incubo. Un brutto incubo standard. C'è mai stato L'ESA, forse, non lo so onestamente, ma potrebbe essere. Il Grand Abolisher non so quanto possa fare davanti a Oko. Comunque la situazione è abbastanza critica, perché Luminarch Aspirant è enorme. Intanto zitto, dice ok, sai che c'è. Oko dice ti prendo quello che hai, va bene, te l'ho rubato. Figlio. Tieni pure il food, guadagna 3 vite. Io gioco a Traxa, aiuto. Gli metto aiuto, sopra aiuto. Un segnalino del Luminar. Aiuto. È un po' problematica la situazione, soprattutto perché a Traxa, a parte che mette a posto tutte. Sì, ma ci sono troppi pallini verdi. Cioè, sì, si vede già da lì. Per Alexander 93. No. Non la vedo propriamente benissimo come. Fa partita. Vedere la mano, intuition, finita così. Sì, fine dei giochi. Qua avete visto Atraxa dominare con delle ottime carte molto forti, messe insieme ad una carta molto forte come Atraxa, alla fine possono anche funzionare. E avete visto l'IESA, che purtroppo è stato un po'
bullizzata, c'è da dire che l'avversario ha pescato davvero molto bene. Sì. Ma trovate tanti altri mazzi, tanti altri video qua sul canale, speriamo sempre vi possano piacere. In ogni caso vi ricordiamo che con un'iscrizione, commento, mi piace ci potete supportare e potete anche aiutarci con Centurion. A questo punto possiamo che augurarvi di rivederci alla prossima partita di Centurion. Io sono Damian, questo è Spec, questo è Manutu, alla prossima.